Ciao a tutti! Oggi aumenteremo una Kinder Delice di 5.000 volte, così che peserà 200 kg. Ma per cominciare studiamo l'originale. Quindi, all'esterno ha i caratteristici motivi del cioccolatino. Assaggiamo! È deliziosa! Quindi, è composta da cioccolato al latte, poi uno strato di ganache al cioccolato, due pan di Spagna al cioccolato e uno strato di crema bianca morbida tra di loro. Iniziamo con il più difficile, con il biscotto. Per il biscotto ho comprato 630 uova. Secondo i miei calcoli dovrebbe essere sufficiente. Le tiriamo fuori dalle scatole. Inoltre abbiamo bisogno di una bacinella per i tuorli. Ora sarà la fase più cruciale. Dobbiamo separare l'albume dai tuorli. È un processo molto importante in modo che nessuna goccia di albume entri nei tuorli, altrimenti si monteranno male. Fatto! Versiamo tutti i tuorli in una ciotola più grande. Qui versiamo 22,5 kg di zucchero e mescoliamo con un enorme mixer. Senza olio il biscotto non sarà così morbido, gustoso e tenero. E poiché abbiamo una scala ingrandita è necessario versare almeno 9 litri di olio. Inoltre il biscotto deve essere al cioccolato, quindi aggiungiamo il cacao. Ho calcolato tutto in anticipo e abbiamo bisogno di 8 kg e 250 grammi. Mescoliamo di nuovo. Ora l'impasto risulta troppo denso. A questo punto deve essere diluito con 9,5 litri di acqua calda. A poco la versiamo e impastiamo. Ora cosa ci serve? Come possiamo fare un impasto senza farina? È ora di aggiungerla. Esattamente 18 kg e 750 grammi. E il volume all'impasto lo darà il lievito. Lo abbiamo in piccoli pacchetti, quindi ne apriremo uno alla volta e li aggiungeremo. In totale abbiamo bisogno di 1,5 kg di lievito in polvere. Mescoliamo di nuovo. Ora c'è un sacco di impasto ed è molto viscoso, quindi dopo aver mescolato per 30 minuti abbiamo quasi messo KO il mixer. Questo non è il nostro impasto finale, ora deve essere diviso in due parti. Fatto! Spero che tu non abbia dimenticato che abbiamo ancora gli albumi. Ora è il momento di aggiungerli. Misuriamo 200 ml e versiamo nelle piccole ciotole dei miscelatori. E 400 ml andranno nella grande ciotola per il robot da cucina. E iniziamo a sbatterli. Quando è apparsa una schiuma soffice, è ora di prendere lo zucchero e aggiungerlo agli albumi. Grazie allo zucchero la schiuma diventerà molto più densa.
lo stesso lo dobbiamo fare con le piccole ciotole. Fatto! Togliamo la ciotola e mettiamo la schiuma nella bacinella con l'impasto. Con una spatola, tutto questo deve essere mescolato delicatamente per mantenere le bolle d'aria negli albumi montati. Ci sono volute 8 ore per montare e mescolare tutti i bianchi. Alla fine si è rivelato un impasto molto spumoso. Lo prendiamo e andiamo di fuori. Lo versiamo in un'enorme teglia. Raschiamo ogni ultima goccia dalle pareti. Il modulo è pieno per 2/3. Lo trasferiamo su un carrello speciale all'interno della nostra enorme stufa. Rimuoviamo le mollette che tenevano la pergamena. E spingiamo il carrello dentro. Chiudiamo le porte e accendiamo il gas. Manterremo la temperatura intorno ai 180 gradi. Sono passate 3 ore da quando l'abbiamo cominciato a cuocere e si può vedere che l'impasto è già ben lievitato, ma l'interno è ancora molto umido. Lo abbiamo seguito tutto il tempo e verificato la situazione, ma questo enorme biscotto si è rivelato cotto solo dopo 16 ore. Dopodiché si è raffreddato dolcemente per un altro giorno intero e solo il terzo giorno lo abbiamo tirato fuori dal forno. Applichiamo un foglio di compensato sopra e giriamo il biscotto sul tavolo. Strappiamo la pergamena che ora è inutile. Il biscotto è risultato molto morbido e leggermente umido, tutto alla perfezione. Ora deve essere tagliato per ottenere 2 biscotti. Per questo abbiamo semplicemente legato un filo a 2 bastoncini e con il loro aiuto lungo le guide tagliamo il biscotto. Rimuoviamo le nostre guide e come possiamo vedere tutto ha funzionato alla grande. Spingiamo un foglio di compensato tra i 2 strati. E ora gli strati di biscotti possono essere comodamente trasportati.
Il prossimo passo è la ganache al cioccolato. Abbiamo bisogno di 15 litri di panna. Li versiamo nella padella. E mettiamo il calore a media potenza. Da un video precedente ci sono rimasti 10 kg di cioccolato al latte che avevamo fuso. Ora lo possiamo usare. E in modo che si sciolga rapidamente lo tagliamo in truccioli fini. E lo mettiamo in una ciotola. Ci sono volute 2 ore per ottenere 10 kg di cioccolato. Ma anche questo non è abbastanza. Ce ne vogliono altri 5 kg. Apriamo dei cioccolatini. E li rompiamo in pezzettini. Ora basta aggiungere al cioccolato la panna calda. Mescoliamo con una frusta in modo che il cioccolato si sciolga per bene. E per sbarazzarci dei grumi al 100% usiamo un frullatore ad immersione. Abbiamo rivestito di nuovo lo stampo con la pergamena e lo abbiamo messo nel congelatore. E ci versiamo la nostra ganache al cioccolato. Dopo 5 ore si è raffreddato ed è diventato denso. Ora estraiamo lo stampo dal congelatore e ci mettiamo il primo biscotto. Poi lo rimettiamo nel congelatore e passiamo alla crema bianca al centro della Kinder Delice. Per prepararla abbiamo bisogno di 36 litri di panna. Innanzitutto apriamo un pacchetto e versare 130 grammi in una padella. Inoltre abbiamo bisogno di gelatina. Aggiungiamo 17 grammi e mescoliamo. Aspettiamo letteralmente 5 minuti in modo che la gelatina si gonfi e la mettiamo sul fornello. Per essere più veloci useremo tutti i punti cottura contemporaneamente. Mentre la gelatina si dissolve è necessario misurare mezzo litro di panna e versarlo nelle ciotole dei mixer. Accendiamo i nostri miscelatori. Una volta che la panna è diventata densa, dobbiamo finalizzare la gelatina. E ora la versiamo nella panna montata. La gelatina dopo il raffreddamento fisserà saldamente la crema e nemmeno il nostro enorme biscotto la potrà schiacciare. Bene, mettiamo la crema nello stampo che si trova nel congelatore.
In questo modo tutta la panna deve essere trasformata in una crema morbida. In cima possiamo aggiungere il biscotto successivo. È tempo di un altro strato di cioccolato. Basta versare delle gocce di cioccolato nel fornello. Accendiamo il riscaldamento e mescoleremo periodicamente in modo che il cioccolato si sciolga più velocemente. Fatto! Tiriamo fuori il nostro cioccolato e lo versiamo sul biscotto nel congelatore. Spalmiamo il cioccolato in uno strato uniforme. E aspettiamo che si indurisca. Ecco, infine estraiamo lo stampo dal congelatore. Per capovolgerlo, applichiamo di nuovo il compensato e questa volta per una maggiore sicurezza lo copriamo con un film estensibile. Sul tavolo mettiamo una pellicola da costruzioni. È necessaria perché il cioccolato non si sparga sul tavolo. La apriamo. Ora capovolgiamo tranquillamente la forma. Con la sua funzione il film estensibile ha finito e non è più necessario. Alziamo la forma. Togliamo via la pergamena e si possono vedere gli strati della nostra futura Kinder Delice. La crema bianca sporge un po' oltre i biscotti, quindi la tagliamo. E inoltre tagliamo anche la ganache al cioccolato. E ora abbiamo bisogno di una grande quantità di cioccolato. Riempiamo il nostro fornello. Lo sciogliamo e lo riempiamo di più. Si è rivelato molto cioccolato, ma è troppo denso. Avremo bisogno di questo cioccolato in seguito, quindi lo metteremo in una sac à poche. E nel cioccolato rimanente versiamo dell'olio per diluirlo. E mescoliamo delicatamente. Bene, possiamo versare sulla barretta il cioccolato al latte caldo.
Tagliamo la punta della sac à poche e disegniamo il motivo come nell'originale Kinder Delice. Secondo me la nostra gigantesca Kinder Delice è simile all'originale. È semplicemente enorme e pesa 200 kg. Diamo un'occhiata all'interno. Rispetto all'originale è molto simile. Tutti gli strati sono uniformi nella sequenza desiderata. Ho deciso di provare tutto insieme. Ed è tale quale come l'originale. Semplicemente mega gustoso. Sotto ogni video di cibo gigante la gente chiede: dove mettiamo tutte queste delizie? Ma a quanto pare lo chiedono coloro che non esaminano i nostri video fino alla fine. Perché se lo facessero, saprebbero che prima abbiamo tagliato questa Kinder Delice in grossi pezzi delle dimensioni di enormi torte. Ciascuno di questi pezzi è stato imballato in modo sicuro nella pellicola trasparente. Poi abbiamo caricato il tutto in macchina e abbiamo portato il tutto in una casa speciale per giovani mamme. È un rifugio sociale che aiuta le donne con bambini in situazioni difficili. In questo Kinder abbiamo investito molto tempo e fatica, vale a dire ci sono voluti ben 5 giorni per prepararlo. E quanto è bello vedere che non è stato tutto per niente e ad averlo portato molta gioia ai bambini. Una volta che questo video ha 200.000 mi piace, gireremo un nuovo video di cibo gigante. Ciao a tutti!